arrivati a Iseo, ci aspetta una sezione a Lucci con Giuseppe Guerini, in cui testeremo la nuova attrezzatura per la pesca a Luccio di Tech Fishing, le gomme, la mimeteria e varie cose della linea Predator. Ho preso con me due canne, due tipologie, una da 150 grammi, una da 80 grammi, la più pesante per lanciare i topi del Mauri, i famosi Murus Maus, eccole qua, e una da 80, quella da 80 grammi invece per lanciare le gomme. Sono tutte e due nella lunghezza di 2,40 m, che per la barca sono l'ottimale. Io non amo molto il bike casting, preferisco sempre fare spinning, quindi ho montato due strati Shimano con dei 65 libbre, floor carbon da 1 mm da 80 libbre e attacchi rapidi di due differenti tipologie che poi vedremo successivamente in barca. Questo è il mio uomo, che oggi lo so che mi svangherà il metro, perché no, lui ha pescatore saltwater. Però magari qualcosa può succedere. Bravo. Intanto facciamo vedere questa vista romantica su il porto di Sulzano, sul lago di Iseo. Veramente un posto molto bello. Ecco che è arrivato la nostra guida puntuale come la morte, alle 8 in punto, eccolo che ci viene a prendere al porto. La classe non è acqua. Ciao grande. Puntuale. Ciao Yuri, tutto bene? Tutto bene. Bene, bene. Sei pronto? Io sono pronto. Sei carico? Tu sei pronto? Sì, abbiamo un po' di attrezzatura Zec da provare. Buono. Quindi se ci porti su posti caldi, vediamo di... Allora andiamo al sole. Eccoci in navigazione verso l'isola di... come si chiama? San Paolo. San Paolo, privata. Esatto, di proprietà di Beretta, quello delle armi, in cui pescheremo sui fondali tra i 6 e i 10 metri. In cotta è sempre con noi. Abbiamo The Fishing Bro e Diablo insieme, ragazzi, abbiamo due Diablo oggi. Il nuovo Aminbir. Allora, la guida consiglia di come primo approccio di usare delle gomme, quindi eccole qua, quei nuovi contenitori della Zec, quello trasparenti per vedere le cose dentro. Ecco qua, gomme da luccio di varie dimensioni. Dai 5 pollici ai 7-8 pollici. Ecco le gomme Zec. Oggi un colore molto bello, una gomma veramente morbida. Veramente attrattivo. Adesso diamo la gomma al Diablo che fa la montatura, l'armatura. Perfetto, testa piombata a vite da quanti grammi Diablo? 20. 20 grammi, proporzionato ovviamente alla dimensione anche dell'esca.
stai sperando uno splittering nel cappio. L'armatura. Lavoro da orologiaio. Catalogo e online sul sito. Perfetto. Ci sono diversi tipi di attacco rapido, clip, la sua vita è più pesante, se no ci sono gli snap. Grande da 54 kg. E gli split ring da 56 kg. Abbiamo un piccolo metro portatile, se no in caso di grossa cattura prendiamo quello, abbiamo il metro grande. Speriamo di testare. Dotazione per portare l'attrezzatura, oltre alle borse c'è anche lo zaino. Con tantissime tasche a disposizione. Le tasche sono delle dimensioni per contenere appunto i vari box e scatole. Ok, sì. E ora si pesca. Pescando su un gradino tra un erbaio e la profondità, partendo con la gomma dall'erbaio, passando sul gradino, venendo sulla profondità, facendo degli stop, facendo cadere le esche di nuovo verso il fondale e poi riprendere il recupero dopo qualche secondo, in questo modo, in modo tale che se c'è un luzzo che era già l'inseguimento dell'esca, il cambiamento di assetto a volte lo induce all'attacco. Facciamo altri 2-3 lanci, poi ci spostiamo su una zona diversa del lago, come ci ha suggerito Giuseppe, per far vedere se ci sono pesci più attivi. Siamo in contatto con tipo una testa da 20 grammi, non è, ovviamente ci vuole una canna più sensibile. Thank you.
navigando verso un nuovo hotspot con portali più bassi, tra gli 8 e i 10 metri, sempre a ridosso di un gradino però di erbaio. Allo? Siamo pronti? Prontissimi. Proviamo. Hey! The fishing bro! The bro, always in the house, buddy. And the catfish board together! So fishing pike! Trovo anche un colore più vivace come questo perch, sempre con testa piombata da 20 grammi, ancorina 1/0. Bracciolino, la canna Pro Pike 240 80 grammi e vai, recupero lineare su un erbaio che va dai 5 ai 9 metri. Andiamo. Devo trovare la velocità giusta per non toccare le alghe, starci mezzo metro sopra. Arrivare in gradino, poi dopo con lo scarroccio ovviamente arriviamo a vedere tutto erbaio. 10 metri da barca, faccio una pausa per ritornare verso il fondo, poi lo recupero. Controllo sempre se c'è qualche follower. Facile sentirla quando la Thank you.
faccio il video. E ce n'abbiamo qua, mette 30, quando arriviamo a mette 30 basta. No, facciamo così, appoggio qua un attimo. Sì, dopo la ripresa. Il gamonite salta fuori. Vieni giù. Ma che roba? Questo pesce è veramente cattivo. Cattivissimo. Aia. Mica calmo, eh? Ed ecco qua il primo pesce della giornata. Non è enorme, però è un bellissimo italico di 73 centimetri qua, 72 e mezzo. Bello. Yes. Aspetta che lo facciamo vedere i colori dell'italicus. Bello. Ottimo. Aspetta che lo prendo, fammi un filmato che lo prendo in spalla. Lo prendo in braccio. Fai un'altra carrellata dalla faccia lì. Così. No, ci sto, sto andando. Yes. Che non ci arrivo. Ci sono arrivato. Il mio. Diabli. Troppo assenti oggi, quindi esca regina del Mauri, un bel topo acquistato in Irlanda 2 anni fa, che si chiama Bobby. Questo è l'attacco rapido Zec, che va bene anche per siluri, da 72 kg, che praticamente si innesta nell'anello. Poi c'è una molla che va infilata lì, la si fa girare in senso antiorario ed entra, voilà, ed è impossibile che si apra. Grazie. Sì, piove. Ecco, ragazzi, purtroppo il meteo è peggiorato in maniera incredibile, quindi abbandoniamo qua la nostra giornata, Luci. Speriamo di arrivare sani e salvi in porto. Ciao a tutti.